Und Sie sitzen beim Mahl im himmlischen Saal und hören des Heilands Wort. Sie sehen sein Das Hochzeitskleid, sie treffen den Bräutigam, der sie eins mit Blut verkauft am harten Kreuze Dort sammelt der Herr die Schar, erlöst von der Erde Dort, nicht Nacht wird dort jemals sein. Das Alte es ist vorbei. Der Herr machte alles neu. Lob und Preis dem Lamm erklingt für seine Gnade und Treu. Sie kommen von Stöck Sie kommen von dort Sie kommen vom Berg, sie kommen vom Tal, zum Ort, wo die Seele ruht. Sie tragen das Hochzeitskleid, sie treffen den Bräutigam, der sie einst mit Blut verkauft am Haar. Stand. Schau hin nach des Himmels Tor, weit offen steht's auch für dich. Das Himmelslicht blinkt, der Heiland erwinkt und ruft dich voller Liebe zu sich. Die seligen Haaren da. Wie Sehnsucht so lange schon. Engel grüßen dich voll Freud, mit Sankt vor Gottes Thron. Sie kommen von Stürmischer Flut, sie kommen von Dornem Pfad. Das Hochzeitskleid, sie treffen den Bräutigam, der sie einst mit Blut verkauft am harten Kreuz. Lodato e ringraziato sia il Signore. Iniziamo questo servizio nel nome del Signore. Salutiamo calorosamente tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle in tutto il mondo che si sono uniti a noi online. Mentre le due sorelle cantavano l'inno Vengono dall'est e dall'ovest, dal sud e dal nord, ho pensato dentro di me quanto sarebbe bello se i nostri fratelli e le nostre sorelle potessero essere qui presenti e riempire questa sala. Ma purtroppo questo non è possibile. E tuttavia... Siamo collegati con tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle in tutto il mondo, nell'amore di Dio e nella fede comune, nella verità. E la parola di Dio è la verità. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. Il Signore stesso, quando stava davanti a Pilato, ha testimoniato che egli è venuto in questo mondo per testimoniare della verità. E ha detto: Tutti coloro che sono per la verità ascoltano la mia voce. Lode e ringraziamenti. Questo vale ancora oggi. Tutti coloro che sono per la verità ascoltano la sua voce. Siamo grati a Dio per ieri sera. Siamo grati per il messaggio che ci è stato inviato che precede la sua seconda venuta, che ci è stato predicato, che Dio ci ha dato la grazia di ascoltare e di credere e ci è stato rivelato. Questo è molto importante, la rivelazione della parola di Dio. Siamo grati per l'invio del suo profeta che abbiamo potuto riconoscere il giorno e il suo messaggio. Sebbene le cose intorno a noi non ci piacciono tanto, abbiamo fiducia che il Signore ci guida e ci conduce anche questa mattina. Leggo una parola di introduzione. Dal profeta Isaia, capitolo 40, dal versetto 27. Una parola molto ben nota a noi tutti. Isaia, capitolo 40, dal versetto 27. Perché dici tu, o oh Giacobbe, e perché? Parli così, o oh Israele, la mia via è occulta all'Eterno e al mio diritto non vada il mio Dio. Non lo sai tu? Non l'hai tu udito? L'Eterno è il Dio d'eternità. Il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Fin qui. Una preziosa parola di Dio. All'inizio una domanda, poi un'esortazione e poi una preziosa promessa. Perché dici tu la mia via è occulta all'Eterno? Fratelli e sorelle, niente è nascosto al nostro Signore. Egli guarda nel segreto e conosce tutte le cose. Non lo sai tu? Non l'hai tu udito? L'Eterno è il Dio di eternità, il creatore degli estremi confini della terra. È lui che attraverso la sua potente parola ha portato all'esistenza all'universo. Egli non si affatica e non si stanca. No, questo è impossibile con il nostro Signore. Egli non è un uomo che si stanca o si affatica. La sua intelligenza è imperscrutabile. E poi la promessa, egli dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato. Non è così con noi? A chi più, a chi meno in questi giorni? Ciò che accade intorno a noi, non ci sentiamo impotenti, non ci sentiamo stanchi, ma abbiamo la promessa che egli dà forza allo stanco, lode e ringraziamenti. Questa è per me la verità di Dio, è vero. I giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nell'Eterno, e questo è ciò che anche noi facciamo questa mattina, noi speriamo nel Signore, possa Egli per mezzo del Suo Santo Spirito essere presente in mezzo a noi e dovunque la Sua parola è ascoltata. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Possa il Signore concederlo a noi tutti. Alziamoci ora in piedi per la preghiera. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia, ti ringraziamo per la tua fedeltà, ti ringraziamo per la tua preziosa parola, per il sangue del nuovo patto, ti ringraziamo per il messaggio. Siamo convinti che anche questa mattina tu sei presente. Per aiutare e per benedire, per dare nuove forze, perché noi ti aspettiamo anche questa mattina. Sappiamo che nulla ti rimane nascosto, ma tu sei colui che tieni il nostro destino nelle tue mani. E questo è per me. Per noi tutti un grande conforto e una grande fiducia. Raggiungi questa mattina il tuo scopo, opera attraverso la tua parola e attraverso il tuo Santo Spirito. Guida il nostro fratello, fortificalo per mezzo della tua unzione e tramite la tua potenza per dire ciò che ci edifica, per dire... Ciò che tu hai da dirci questa mattina. Ti ringraziamo, mettiamo tutto nelle tue mani e ti chiediamo di raggiungere il tuo scopo con tutti coloro che questa mattina ascoltano la tua parola. Nel nome di Gesù, amén. Potete accomodarvi. Prego, fratello Frank. sia ringraziato il Signore per il privilegio di ascoltare la sua preziosa e santa parola, di crederla e sperimentarla. Siamo grati anche per quello che è già stato letto e detto. Voi tutti sapete che siamo diventati anziani. E quando sta scritto che il Signore dà allo stanco nuove forze, questo mi ricorda una preghiera che recentemente ho detto al Signore. Caro Signore, Dammi di nuovo la forza che avevo 40 anni fa, in modo che io possa portare a compimento l'incarico. Quando si ha 87 anni, poi i 90 anni non sono più lontani e noi guardiamo indietro a tutti i numerosi anni in cui la parola del Signore ha potuto essere portata. Anche oggi salutiamo tutti in tutto il mondo e abbiamo ricevuto anche i saluti che ci sono stati inviati. Il fratello Muamba dall'Australia ha telefonato, e gli ho chiesto che ore sono là. Sì. Sono circa le sette di sera. Se si tiene conto della differenza di fuso orario e dei fusi orari, tutto il mondo è diviso. E tuttavia, anche se la gente deve alzarsi alle 4 del mattino, si alza per ascoltare la predicazione. Tutti mandano cordiali saluti. Soprattutto il nostro fratello Chovawa. Egli è un medico ed è stato benedetto dal Signore. E gli ha detto: Fratello Franchi, noi abbiamo ascoltato. Poi il fratello Ungonga ha detto che 25 stazioni radio ascoltano le predicazioni che vengono trasmesse. Da ogni parte saluti e ancora saluti. Da Johannesburg, da Pretoria, da Edmonton, da Ottawa, da Montreal, da Toronto. Il fratello John da Bucarest manda i saluti, il fratello Tati da Bruxelles manda i saluti, il fratello Müller dal Mar Baltico manda i saluti. Se si potessero riassumere tutti i saluti, siamo così riconoscenti. Il fratello Uzzar dall'Austria, i nostri fratelli dalla Svizzera, tutti mandano cordiali saluti da tutto il mondo. Sì, ieri abbiamo parlato brevemente della riforma, ciò che concerneva l'inizio, dopo i mille anni di dominio unico e poi, e poi il nuovo risveglio. Il gioco di Roma fu abbattuto. E un nuovo inizio è stato fatto ma come noi tutti sappiamo è stata una riforma non ancora una restaurazione ma una riforma una riforma ma questo non è sufficiente e questo possiamo notarlo in tutti i successivi risvegli sia nel risveglio metodista nel risveglio dell'esercito della salvezza nel risveglio battista sì in tutti i diversi risvegli che hanno avuto luogo durante questi 500 anni fino al risveglio di pentecoste tutti hanno adottato la dottrina della Chiesa romana. Tutti sono rimasti nella dottrina della Trinità. Tutti sono rimasti nel battesimo della Trinità, nonostante le benedizioni che Dio ha elargito per grazia. E ora, alla fine del tempo della grazia, non solo riformare, ma restaurare nella condizione originale. E questo è il nostro compito, di trasmettere la preziosa e santa parola sotto l'unzione dello Spirito Santo, come i profeti e gli apostoli l'hanno proclamata per incarico di Dio. E se guardiamo nel nostro tempo, non solo la storia del coronavirus, ma anche questo dovrebbe far pensare a tutti. È semplicemente il tempo della fine. E l'umanità deve comprendere che siamo vicini alla fine dei tempi e che tutto si adempie. Anche epidemie e pestilenze, tutto ciò che sarebbe accaduto. E possiamo soltanto dire e ripetere quello che il nostro Signore ha detto. Quando vedrete accadere queste cose e la parte successiva, fratelli e sorelle, ieri era il giorno della Riforma, oggi il giorno di tutti i santi. Si deve considerare che sono state... Canonizzate persone che poi possono essere invocate dai vivi. Dov'è questo nella Bibbia? La Bibbia conosce soltanto i santi viventi, che sono veramente santificati nella parola di verità, per stare davanti a Dio. Perché Dio è santo e noi dobbiamo essere santi. Perciò il nostro Signore ha detto in Giovanni capitolo 17, versetto 17, santificali nella tua verità. La tua parola è la verità. E quando pensiamo... Alla metà del secolo scorso, come i teologi hanno cominciato a parlare di Dio a esprimere un giudizio su Dio, hanno iniziato a lamentarsi del fatto che Dio è solo maschio che deve essere anche femmina. Quando si legge tutta la storia di ciò che è successo fino al punto di lamentarsi perché nella Bibbia sta scritto solo del figlio il prodigo perché non sta scritto della figlia prodiga. Quando si pensa a tutti gli argomenti che i teologi hanno espresso sulla Bibbia, fratelli e sorelle, ci si sente male. E poi giunge a compimento ciò che il nostro Signore ha detto. Il tempo verrà. Come fu a Sodoma e Gomorra. Ogni cosa ha preso il sopravvento. Dio ha anche messo un ordine nell'ambito terreno. E il matrimonio è la più antica istituzione. E lì è stato detto, siate fecondi e moltiplicatevi. Cosa abbiamo oggi? In che mondo viviamo oggi? Dio viene deriso, la parola viene disprezzata e ognuno va per la sua strada. E fratelli e sorelle, è piaciuto al Signore di attirare la nostra attenzione su ciò che è importante adesso. Nel mezzo di tutta la confusione Dio ha inviato la sua parola e tutti coloro che sono da Dio ascoltano le parole di Dio, le ricevono e le accettano. Per noi che abbiamo la responsabilità di mettere la parola del Signore sul candelabro, di non lasciare che nient'altro valga nel regno di Dio. Anche questo i teologi l'hanno criticato, che i cinque ministeri, apostoli, profeti, pastori, insegnanti ed evangelisti, sono stati dati solo agli uomini. Sì, tutto viene criticato, tutto viene criticato. E poi sono arrivati alla conclusione che Paolo fosse un odiatore di donne. Ma Dio ha un ordine nella Chiesa. E si può leggere Dio, Cristo, l'uomo, la donna. E noi ringraziamo il Signore che nella Chiesa del Dio vivente l'ordine divino è valido ancora oggi e sarà valido fino alla fine. Ho un versetto che vorrei prendere come base per ciò che deve essere ancora detto. Nella Seconda Epistola a Timoteo, Seconda Epistola a Timotio, capitolo 4, e qui il versetto 2. Seconda Epistola a Timotio, capitolo 4, versetto 2. Predica la parola. Insisti a tempo e fuori di tempo. Riprendi. Sgrida, esorta, con grande pazienza e sempre istruendo. Qui Paolo ha scritto a Timoteo, predica la parola, indipendentemente da ciò che viene detto. Ho predicato a destra e a sinistra, predica la parola. Sii sì un servitore che taglia rettamente la parola di verità. E noi ringraziamo il Signore che possiamo ritrovarci qui. E permettetemi di menzionare anche questo fratelli e sorelle, che molti che si riferiscono al fratello Branham presentano falsi insegnamenti. E perché? Perché non rispettano la parola, chiudono la Bibbia e interpretano come vogliono, Ciò che il fratello Branham ha detto. Noi abbiamo compreso che Dio ha mandato il suo servitore e profeta per riportarci alla parola, al fondamento originale, per edificare tutto. E Paolo poteva dire. Io, come savio architetto, vi ho posto il fondamento che ognuno presti attenzione a come vi continua ad edificare. E voi tutti sapete che la seconda epistola a Timotio, capitolo 4, ha un significato molto speciale per me. Perché il Signore. Mi ha indirizzato questa parola a Marsiglia. Non voglio trasmettere sempre delle esperienze personali, ma per me ha un tale significato quando per la prima volta mi fu chiesto in merito ai sette tuoni. Costoro dissero in modo molto forte, dici cosa sono i sette toni? E io ho dovuto dire, non lo so, questo non sta scritto. E ho augurato a tutti la buonanotte. Era stato dopo la predicazione e me ne andai nella mia camera d'albergo. Ma il mattino seguente quando ho guardato l'orologio erano le cinque meno cinque del mattino quando il Signore parlò con voce potente disse mio servo alzati e leggi 2 Timotio capitolo 4 voglio parlarti cosa potevo fare mi sono alzato e ho preso la Bibbia e l'ho letta. Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù. Predica la parola. Perché verrà il tempo in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma si accumuleranno dottori secondo le proprie voglie. Ma tu predica la parola. Un incarico divino di non predicare altro che la parola scritta. E ciò che i sette tuoni hanno proferito, naturalmente non è stato scritto, persino con un ordine venuto dal cielo. Non scrivere ciò che i sette tuoni hanno proferito. E noi ringraziamo il Signore Dio. Egli farà ciò che si è prefisso di fare. E noi siamo grati di avere la parola scritta. Permettetemi di dire quanto segue. In merito alla dottrina della Trinità e del battesimo trinitario. In generale, e quando penso a tutte le opportunità che ho avuto di predicare, anche nelle chiese battiste, nelle chiese pentecostali, negli anni sessanta, e all'inizio degli anni 70, ovunque c'era un problema, ovunque c'era lo stesso problema, anche quando parlavo del ministero del fratello Brana. Cos'era? Lui rigetta la Trinità e perciò non possiamo accettarlo. E ho pensato dentro di me, fratelli e sorelle, che grazia Dio ci ha dato di liberarci da questo gioco babilonese, di farci uscire da questo gioco in cui sono tenute tutte le chiese cristiane. Dio ci ha portato fuori dalla prigionia babilonese, ha spezzato il gioco e per grazia ci ha dato la libertà dei figli di Dio. Io guardo anche indietro agli anni in cui Abbiamo portato il messaggio dell'ora nel nostro paese. Il fratello Alfred Borg siede qui. Abbiamo mostrato 65 volte in tutto il paese il film del fratello Branham. Abbiamo attirato l'attenzione su ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. Ci siamo recati anche a Erzhausen, nel quartiere generale delle chiese pentecostali, delle chiese organizzate pentecostali. E volevo soltanto presentare ciò che Dio il Signore ha fatto nel nostro tempo. Oggi ho portato la foto con me. Noi tutti conosciamo la foto con la colonna di fuoco, con la colonna di luce sopra il capo del fratello Branham. E quando eravamo nel bel mezzo della conversazione ed esposto ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo e che ha confermato in modo soprannaturale, il fratello Alfred Borg era là, il fratello Paul Schmidt era là, il fratello Leonard Russe era là e abbiamo esposto ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo e poi ho preso questa foto dalla mia cartella e l'ho mostrata e ho detto fratelli ecco qui c'è la prova e cosa posso dirvi il responsabile principale che Teneva la conversazione, ha preso la foto e l'ha buttata a terra e ha detto: Ciò non ha nulla da dirmi. E qual è stato il motivo? Il motivo era perché quest'uomo di Dio rigettava la dottrina della Trinità e battezzava nel nome di Gesù Cristo. Bisogna riflettere sulla maledizione che grava su queste persone e rimangono là nonostante il loro battesimo nello Spirito. E fratelli e sorelle, se non avessi sperimentato tutto ciò personalmente, che centinaia di persone in una riunione hanno cantato in lingue e lodato il Signore, ma non c'era nessun insegnamento e Dio ha adesso fatto grazia, come abbiamo letto, insisti, sempre istruendo, istruendo tutti ti saranno ammaestrati da Dio. E la cosa peggiore è stata che poi sono entrato nella sala, nella sala di ricevimento, quando le persone sono venute alla scuola biblica, poi hanno dovuto registrarsi e in questa prefazione c'era il passo biblico in proverbi capitolo 8 dal versetto 22 al versetto 24 in merito a Gesù Cristo il figlio di Dio. E chiedo al fratello Alfred Borg di leggerci questi versetti che sono usati impropriamente per rappresentare il figlio di Dio come il figlio eterno e insegnarlo. Questo è il testo che ho visto con i miei occhi alla ricezione degli studenti della Bibbia che venivano avviati. Leggici adesso questi versetti, fratello Borg. Per favore, leggi. Il Signore mi ebbe con sé al principio dei suoi atti. Un momento, considerate ciò. Il Signore mi ebbe con sé al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle sue opere più antiche. Fui stabilita fin dall'eternità, dal principio, prima che la terra fosse. Fui generata quando non c'erano ancora abissi, quando ancora non c'erano sorgenti rigurgitanti d'acqua. Rimani ancora. Considerate ciò. Lì, Salomone, l'uomo più sapiente che sia mai esistito, e che è menzionato anche nel Nuovo Testamento, e per lui la sapienza è stata la cosa più preziosa. 44 volte ha descritto la sapienza, l'ha descritto e descritto, da dietro in avanti e da davanti a dietro, l'ha descritta da tutti i lati. 44 volte nei capitoli dei proverbi e questa parola leggilo di nuovo il versetto 22 Il Signore mi ebbe con sé al principio dei suoi atti prima di fare alcuna delle sue opere più antiche sì, sì, lì si parla veramente della sapienza e della conoscenza. Si deve semplicemente leggere. E questo passo della Bibbia, come Matteo capitolo 28, è semplicemente frainteso e interpretato male, che il Figlio di Dio è stato creato fin dall'eternità. Mio Dio. Egli è il Signore, che noi conosciamo come Figlio. È il Signore che camminava nel giardino dell'Eden, che ha chiamato tutte le cose all'esistenza. Senza di lui nulla è venuta all'esistenza delle cose venute all'esistenza. Nell'Antico Testamento, egli non era figlio e neanche la sapienza di cui ha parlato Salomone. Ma il Signore Yahweh, e noi abbiamo le designazioni in tutto l'Antico Testamento, per Dio Elohim, per il Signore Yahweh, più di 4.000 volte nell'Antico Testamento, ed egli è sempre lo stesso. Quando leggiamo nel Nuovo Testamento, nel principio era la parola, la parola ebraica è un po' più precisa. Nel principio era colui che parla, colui che ha chiamato tutte le cose all'esistenza. Ma in quel tempo egli non era figlio, era il Signore. La figliolanza è stata annunciata in tutto l'Antico Testamento. E le due promesse principali, in Isaia capitolo 7, versetto 14: Una vergine concepirà e partorirà un figlio, al quale darà il nome Emanuele. E poi Isaia capitolo 9 versetti 5 e 6. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato e il dominio riposerà sulle sue spalle. La nascita del figlio non è stata nell'eternità e non nel cielo, ma a Betlemme. E cosa significa Bethlehem? Casa del pane, casa del pane. Egli è il pane vivente disceso dal cielo. Oggi è nato per voi il Cristo che è il Signore. E fratelli e sorelle. Quando penso a tutte queste esperienze, l'ostacolo principale è stato, anche in merito al ministero del fratello Branham, tutti sapevano che egli è un uomo di Dio e che aveva un dono di guarigione divina. Ma poi è arrivato il ma. Ma. Ma, e ora arriviamo davvero al punto culminante, e diciamolo in tutta chiarezza ancora una volta. Dio, il Signore, ha fatto in modo che alla fine del tempo della grazia. Il vero annuncio divino della vera e santa parola un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, tutto una sola volta. Nessuna interpretazione, ma la santa parola di Dio così come è scritta. Perciò Potete comprendere il mio dolore. Penso alle numerose esperienze. Penso anche a Mosca, come Dio ha dato grazia. Il predicatore battista era stato così sopraffatto dalla predicazione al punto che mi disse, tu devi venire all'università e devi esporre il piano di salvezza di Dio a tutti gli studenti. Un'intera settimana insieme al fratello Menat, a Mosca, all'università ho esposto il piano di salvezza di Dio. E alla fine, sì, la dottrina della Trinità, noi non possiamo accettare che Dio sia solo uno e che il battesimo deve essere nel nome di Gesù Cristo. Quello è stato il punto cruciale in tutto il mondo, di tutti i fratelli nel servizio, di tutti i predicatori. Il dono di guarigione, le riunioni, tutto bene, tutto bene, ma la decisione è venuta con la dottrina biblica in merito al battesimo e in merito alla Deità e fratelli e sorelle ciò che altri avevano rigettato e sono rimasti nell'insegnamento tradizionale e parlando con il testo dell'Apocalisse una è la madre spirituale e le altre sono le sue figlie e tutte hanno preso il sopravvento e ora tutte ritornano nel grembo della madre e tutte si uniscono sotto un unico capo. Ma in questo tempo il Signore ha la sua Chiesa e completa la sua opera nei suoi ciò che è ancora molto importante fratelli e sorelle che in Efesini capitolo 1 versetto 13 dovremmo leggerlo fratello Borghi la meravigliosa parola in Efesini capitolo 1 versetto 13 lì si tratta del suggello di Dio del suggellamento con lo Spirito Santo. Leggi in Efesini capitolo 1, versetto 13. E da questo vedremo ciò che è veramente importante. Vale a dire che accettiamo la Santa Parola di Dio e lasciamo che sia l'unica ad essere valida. E rispettando che nessuna falsa dottrina ha la sua origine nella verità. La verità era, è e, e rimane la verità per sempre. Per favore, leggi adesso. In lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'evangelo della vostra salvazione. In Lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. Qui abbiamo un linguaggio chiaro. Dopo che avete udito la parola della verità, avendo creduto. Avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. Non solo il battesimo nello Spirito, il battesimo nello Spirito appartiene alla conversione. Senza la conversione. Non possiamo essere credenti e senza il battesimo nello Spirito non c'è il compimento della conversione. Ma il suggellamento è qualcosa di completamente diverso. E la domanda è: i 550 milioni di carismatici che ora sono sulla Terra sono suggellati con lo Spirito Santo della promessa? loro non sanno nulla della promessa che Dio ha dato per questo periodo di tempo e solo coloro che credono la promessa per questo tempo possono essere suggellati con lo Spirito Santo della promessa per il giorno glorioso della redenzione dei nostri corpi grazie fratello borg siamo semplicemente molto molto grati per le sacre scritture e sappiamo anche ciò che sta scritto in Matteo capitolo 7. Molti verranno a me in quel giorno e diranno Signore, Signore, non abbiamo profetizzato nel tuo nome, cacciato i demoni? È fatto miracoli? Sì. L'intero movimento pentecostale carismatico può riferirsi a ciò. Accadono miracoli? Vengono fatte profezie? Abbiamo tutto qui. No. Chi non ha la parola della promessa passa accanto a Dio e a ciò che Dio sta facendo attualmente. E perciò entrambi vanno insieme. La parola della promessa, i figli della promessa e lo spirito della promessa. Queste tre cose vanno insieme. E i figli della promessa credono la parola della promessa e ricevono lo spirito della promessa e sono così suggellati per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Riassumiamo, cari fratelli e sorelle, Dio si è preso cura di questo, come ho sottolineato ieri sera. Il Signore ha mandato il suo servitore e profeta, come aveva promesso, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Sarebbe apparso un uomo di Dio come Elia, che avrebbe radunato il popolo di Dio. Che avrebbe riedificato l'altare, che avrebbe disposto tutto dottrinalmente nell'ordine divino. E questo l'abbiamo anche letto nella seconda epistola a Timotio, capitolo 4, nel versetto 2: Tutto nel modo giusto, attraverso la proclamazione della parola di Dio anche l'insegnamento. Noi ringraziamo Dio e il Signore per il ministero profetico del nostro caro fratello Branham. E fratelli e sorelle, se c'è qualcuno che ha riconosciuto questo ministero da cima a fondo e ciò che è collegato con questo, come il Signore è disceso nella stessa nuvola e nella stessa colonna di fuoco e ha parlato faccia a faccia con il suo servitore e profeta. E come nella preghiera per i malati si rivelava ogni volta di nuovo a lui come profeta, gli veniva mostrato chi era la persona, da dove veniva, che malattia aveva e anche il nome. Gli venivano rivelati tutti i dettagli. Io ero seduto nell'assemblea, nella seconda o nella terza fila. Io stesso ho visto e udito. E ora in tutti i nastri registrati questo ministero soprannaturale, che non aveva mai avuto luogo sulla terra dai tempi del nostro Signore. E noi abbiamo riconosciuto che Dio ha pronunciato una chiamata divina, ha pronunciato un mandato divino secondo la promessa. E ancora in Matteo capitolo 17 versetto 11, dopo il ministero di Giovanni Battista, il nostro Signore ha confermato la promessa. In verità io vi dico, Elia deve prima venire e restaurare tutte le cose. Oggi noi possiamo dire che questa scrittura si è adempiuta nel nostro tempo. E come certamente è stato dato l'incarico che questo messaggio divino avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo, così certamente possiamo dire oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi in tutto il mondo e i temi principali della proclamazione sono i principali insegnamenti della Bibbia la deità il battesimo la cena del Signore semplicemente il fondamento è stato gettato si deve iniziare dall'inizio come accadeva ai tempi degli Apostoli. E diciamolo ancora una volta, come l'abbiamo menzionato ieri: neanche una sola volta in merito a un Figlio Eterno o riguardo a tre persone. Non una sola volta Trinità o Dio Trino, ma Dio il Signore. Dio e il Signore, sempre lo stesso, ieri, oggi e lo stesso nell'eternità. In tutto l'Antico Testamento è stato proclamato il piano di salvezza attraverso i profeti. E nel Nuovo Testamento vediamo il compimento di ciò che Dio ha promesso nell'Antico Testamento. E perciò noi crediamo che Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé, che il sangue del nuovo patto, il sangue dell'agnello di Dio è stato sparso sulla croce del Golgotha e che il nostro Signore, come sommo sacerdote, è entrato col proprio sangue nel santuario celeste, e l'ha posto sul seggio di grazia, sull'arca del patto, e il sangue parla per noi, sì, ci giustifica. E quando poi pensiamo a Romani capitolo 8, Lì sta scritto chi accuserà gli eletti di Dio, Cristo è colui che li giustifica. Possano tutti i fratelli nel servizio in tutto il mondo, senza fanatismo, proclamare le verità bibliche in merito a Dio. In merito al battesimo, alla cena del Signore, in merito all'elezione, alla chiamata fuori, predicare in merito a tutte le verità bibliche. E possano tutti coloro che sono da Dio ascoltare la voce di Dio. Lasciatemelo sottolineare ancora una volta in chiusura, sottolinearlo con forza. Questo è il tempo della chiamata fuori, della separazione, della preparazione. Che non solo dobbiamo uscire dalla prigionia babilonese, ma anche togliere il mantello babilonese. Tutte le false dottrine, tutto ciò che non è corretto di lasciarlo veramente indietro e sperimentare un completo rinnovamento per grazia. Come il Figlio di Dio era la pura e santa parola fatta carne, così la sposa dell'agnello è la santa parola di Dio che è stata messa in noi. E come lo Spirito Santo è venuto su Maria che aveva accettato e creduto la parola della promessa e il Figlio di Dio è nato come primogenito fra molti fratelli, nella stessa maniera noi abbiamo ricevuto la parola della promessa. E lo Spirito Santo ha operato la nuova vita divina in noi. Abbiamo la vita eterna. E l'Apostolo Giovanni lo testimonia in modo particolare nella prima epistola di Giovanni capitolo 5 versetto 11. Chi ha il figlio di Dio ha la vita eterna. E chi non ha il figlio non ha la vita. Possa Dio usare anche questo breve sermone in modo che in tutto il mondo escano dalla prigionia babilonese, da ogni eresia e da ogni confusione, che siano santificati nella parola di verità. Che siano lavati nel sangue dell'agnello e suggellati con lo Spirito Santo della promessa per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. E in conclusione chiedo al fratello Alfred Borg di leggerci di nuovo i tre versetti che abbiamo letto ieri in Romani capitolo 8 ancora una volta i versetti 28 29 e 30 leggili ad alta voce in modo che tutti possano ascoltare ora noi sappiamo Amen. lo sapete voi lo sappiamo noi che tutte le cose copra il bene di quelli che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché quelli che gli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Questa è una verità divina, una realtà divina, continua onde egli sia il primogenito fra molti fratelli e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati ricevetelo per fede e ringraziate Dio e il Signore per questo a Lui sia la gloria amén alziamoci in piedi per la preghiera fratello Alfred Borg vieni e ringrazia ancora il Signore vieni qui davanti e ringrazia il Signore Padre Celeste ti ringraziamo per questa parola che abbiamo meditato questa mattina. Mio Dio, ti ringraziamo per la grazia che hai dato a noi tutti, per riconoscere qual è la verità. Ci hai aiutato a toglierci il mantello babilonese, per mettere tutto da parte e camminare nei limiti della tua parola. Ti ringraziamo per il privilegio che hai dato a molti con noi in tutto il mondo, i nostri fratelli e le nostre sorelle. Signore, ti ringraziamo. Tu hai rivelato la verità, hai mandato il tuo profeta. Ti ringraziamo per questo. Egli ci ha ricondotto a Dio attraverso il suo ministero. Siamo ritornati a Dio, ritornati alla parola, ritornati al principio, all'insegnamento degli apostoli e dei profeti. Signore, ti ringrazio personalmente questa mattina per questa preziosa parola che ho ascoltato. Tu ci hai benedetti, tu sei presente. Dove la tua parola è proclamata, tu sei presente per mezzo del tuo Santo Spirito. Ti preghiamo questa mattina di benedire tutti coloro che hanno ascoltato la tua parola, specialmente i predicatori della tua parola. Aiutali e sii misericordioso con loro. Ti preghiamo per il nostro fratello, fortificalo nello spirito, nell'anima e nel corpo. Ti ringraziamo per questa riunione di culto. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Ancora un annuncio. Come ho già detto ieri sera, la domenica di Zurigo, come ultima domenica del mese non sarà più trasmessa in diretta nel pomeriggio, ma la mattina alle ore 10. E se Dio vuole, avremo anche la mattina la trasmissione in diretta la prima domenica del mese. Ma lasceremo il sabato per la trasmissione delle vecchie predicazioni. Dio il Signore benedica, Dio il Signore benedica che egli completi la sua opera. E fratelli e sorelle, prendete ciò con voi, portatevelo con voi e ringraziate il Signore per quello che egli ha fatto per noi. A lui sia la gloria per tutta l'eternità. Ancora una volta salutiamo tutti in tutto il mondo nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Fino alla prossima volta. Amen. <susurra> где спокойно юрикою воды чистые текут. Да мы встретимся с тобою на чудную, на чудную рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Над прозрачною рекой, чисто и светлой, как кристалл. Там воскликнем и с тобою, Вечный день теперь настал. Да, мы встретимся с тобою, на чудную, на чудною, чудною рекой. Там с неумолкаемой